Verso l'uomo sì, per la situazione tecnica no, perché quando succedono certe cose, di cui dicevo prima, è normale nel calcio il cambio dell'allenatore. Dice il professore Piantoni della Bocconi, che ha fatto a noi lezioni di calcio, cose che sono beni di consumo, andrebbero cambiate come i calciatori, si aspicava il mercato ogni 3 mesi, il cambio dell'allenatore ogni cinque partite, anche per scarso rendimento, non per mancanza solo di risultati. Per lei Giacomini è stata una delusione, Longo? Non professionalmente, come ha vissuto la vicenda sì. Mi dispiace avere... Giacomini è una bravissima persona, preparato tecnicamente, però purtroppo noi i nostri passi dovevamo farlo. Abbiamo preso Mazzone, che è già una persona che ha avuto in altri momenti, ci ha cercato di risolvere problemi simili a quelli del Cagliari, speriamo ci riesca. Ha tanta voglia di lavorare e questo è di buon auspicio. Che impressione le ha fatto Mazzone? Mazzone l'ho seguito da diverso tempo. Da quando seguo il calcio, quindi sapevo le caratteristiche, conoscevo, non lo conoscevo personalmente, però so come lavora. È vero che Mazzone era una sua prima scelta del dopo Ranieri? Beh, è uno fra gli allenatori in cui io ci ho sempre creduto. C'era anche Francescoli, rientrato in anticipo da Parigi. La voce di un suo eventuale taglio sul mercato autunnale è stata seccamente smentita dalla società e dallo stesso Mazzone, che si è sempre affidato nella sua lunga carriera agli uomini d'esperienza. Nel cortile del Sant'Elia, giornalisti, operatori e fotografi hanno atteso il rompete le righe ed il momento di ascoltare le sensazioni della squadra sul cambio di panchina. Di certo la presentazione più singolare del nuovo allenatore l'aveva fatta martedì notte il direttore generale Longo, dopo essersi assunto da galantuomo tutte le responsabilità sull'ingaggio di Massimo Giacomini. Tanta grinta, tanta volontà, poi è un fine tattico, io ricordo delle battaglie, perché lo conosco a tempo del Perugia, ricordo delle battaglie incredibili, quindi è uno che fonda tutto sul lavoro praticamente, sull'entusiasmo, poca televisione e molto lavoro. Di certo Carlo Mazzone basa sull'ottimismo e l'entusiasmo il suo lavoro. Uomo di molte parole ma anche di fatti, ha chiamato subito a raccolti i tifosi per salvare il salvabile. Ve lo dico subito, a domenica dobbiamo far tifo, perché sennò, se non ci fate vincere solo a noi, dobbiamo vincere tutti insieme. Ci tengo molto a essere venuto qui a casa, perché non lo dico perché non sono uno che porto sviolinate. Perché a me Cagliari mi piace come città, come pubblico e come società, e perché penso che questa squadra abbia le possibilità tecniche per risalire la china.